Arriva con la Savignanese la seconda vittoria stagionale per l'Avastese, la prima degli aragonesi dinanzi ai propri tifosi. La squadra del presidente Franco Bolami si è imposta con il più classico dei risultati 2-0 al termine di un match tutt'altro che semplice, al cospetto di un avversario mai domo. Biancorossi in campo con il 4-3-3, ancora in tribuna Ridolfi per scelta tecnica, ospiti che rispondono con il 4-4-2. Squadra di casa l'assalto in gol già al decimo minuto con Palestini, che però non può esultare per l'annullamento di De Capo a Dinola per un giusto fuorigioco. Fiore e compagni attaccano sin dalle prime battute senza soluzione di continuità, pur non riuscendo però a creare dei veri e propri pericoli dalle parti di Pazzini, fino al 23esimo quando Sciba dai 20 metri conclude fuori. Al 25esimo dalla distanza ci prova Stivaletta, ma il tiro è centrale con l'estremo ospite che blocca senza problemi. Clamorosa poi l'opportunità che capita ai romagnoli alla mezz'ora con Longobardi, che in area abruzzese colpisce il palo pieno. Dopo lo scampato pericolo i ragazzi del presidente Bolami ricominciano a premere, ma al 35esimo è ancora Longobardi a due passi da Selva a divorarsi il gol dell'1-0. Al 37esimo pareggio per il computo dei Legni con il palo colpito da Sciba, e poi sul proseguimento dell'azione con il tiro di Leonetti che spedisce però la sfera sopra la traversa. Il finale di primo tempo è però foriero di belle notizie per i biancorossi di casa, che al 42esimo trovano il vantaggio con Leonetti che su cross di Stivaletta beffa Pazzini per l'1-0, con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa buon avvio dei locali, che al quarto si vedono con Leonetti che dopo un pallone recuperato sulla tre quarti va a concludere dai 25 metri fuori dallo specchio della porta. Al decimo si rivede fra gli ospiti ancora Longobardi che fallisce una buona opportunità dalle parti di Selva. Si fa preferire in questa fase di gara la squadra di mister Farnetti, che spinge alla ricerca del pari. Al ventesimo arriva il raddoppio con Sciba, ma ancora una volta c'è l'annullamento del direttore di gara per fuorigioco. La gara resta così in bilico con Sciba che si divora poi alla mezz'ora il gol del 2-0 calciando debolmente su Pazzini, e con gli ospiti che sul capovolgimento di fronte con Francesco Manuzzi trovano il quasi gol, ma Selva è attento e salva, porta il risultato. Il finale di gara è palpitante con al 34esimo il primo cambio locale e con Giampaolo in campo per Fiore, e con il neoentrato che 5 minuti dopo trova il raddoppio con un gol di pregevole fattura che fa esplodere la gioia della curva d'Avalos. Sul 2-0 la Savignanese non ci sta, e al 41esimo è sempre Longobardi, questa volta su punizione, a chiamare Selva al salvataggio in angolo. Ancora Savignanese al 45esimo con Gasperoni che calcia in area sopra la traversa, e poi il palo esterno al 93esimo di Giampaolo prima del triplice fischio finale di De Capo a Dinola, con i biancorossi che festeggiano la conquista di 3 punti di inestimabile valore. Dopo la prima vittoria stagionale a Jesi, oggi è arrivata anche la prima vittoria casalinga della Vastese, 2 vittorie targate Montani. Bilancio, mister, 4 partite, 2 successi, 1 pareggio e 1 sola sconfitta. Come inizio sicuramente positivo. Tra l'altro immeritata, quindi a Isernia. Quindi sicuramente inizio positivo, fa parte di un percorso lungo, di un percorso molto lungo, e questo ci tengo a ribadirlo perché le persone devono capirlo, che ci porterà non so dove, però in questo momento c'è tantissimo da lavorare, c'è tanto tanto da lavorare. I ragazzi mi stanno seguendo e c'è tanta disponibilità da parte loro, e come vedete l'impegno non manca, stanno anche crescendo un attimino sotto il punto di vista del palleggio, quindi continuiamo così. Oggi una vittoria non semplice contro una buona Savignanese che ha avuto anche le sue occasioni, anche sullo 0-0, sull'1-0, la differenza l'ha fatta la concretezza soprattutto della Vastese. Sì, la concretezza, perché abbiamo fatto 2 gol, però veramente di concreto, se fossimo stati concreti mi sa che avremmo fatto qualche gol in più, assolutamente. Mi dispiace perché sulle palle gol loro, dove ovviamente c'è sempre un errore dell'avversario, abbiamo concesso noi qualcosa, qualche errore madornale su cui andremo a lavorare ovviamente in settimana, non perché magari ci sia stato qualcosa di ottimo fatto dall'avversario, quindi dobbiamo essere più bravi dietro, concedere di meno. E perché regalare in questo momento non va bene, però ripeto, fa parte del percorso che stiamo facendo, ci può stare qualche sbavatura, però l'atteggiamento è sicuramente quello giusto. Ho contato, senza esagerare, credo 5-6 palle gol clamorose nostre, clamorose, abbastanza importanti, dove 2 nel primo tempo e nel secondo tempo altre 3 palle dove potevamo fare gol. Qualche volta non siamo stati precisi, altre volte il vostro portiere è stato bravo. Credo sia stata la partita dove abbiamo avuto più opportunità.
stata una partita dove era aperta qualsiasi risultato, credo. Ha vinto la Vastese perché è riuscita a concretizzare nel momento del primo tempo dove sembrava che avesse finito la propria forza. E però la Vastese ha questa capacità offensiva di avere diversi giocatori con qualità. Io non posso che essere soddisfatto della partita che ha fatto la mia squadra, ripeto, perché credo che le opportunità le abbiamo avute, le abbiamo affrontate alla pari e i gol che l'avversario ha fatto sono anche merito della Vastese, quindi sarei arrabbiato se ci fosse grande demerito nostro. A volte riesci a vincere partite con meno occasioni, stavolta abbiamo avuto qualche occasione in più e non siamo riusciti a farlo.